L'inchiesta rifiuti che ha coinvolto Ato Toscana Sud, il Movimento 5 Stelle all'attacco, denunciavamo da tempo le irregolarità, presenteremo una nuova legge. L'inchiesta rifiuti che ieri ha portato all'arresto del direttore dell'Ato Toscana Sud, una gara d'appalto sotto inchiesta ma anche un servizio complessivo su raccolta e smaltimento rifiuti criticato da tempo dai gruppi locali del Movimento 5 Stelle che oggi hanno incontrato i giornalisti. Frida Zampella. Gli avvocati del Movimento 5 Stelle, Donella Bonciani e Claudio Fiori, avevano presentato 2 anni fa una mozione che denunciava gravi anomalie nella maxi gara d'appalto, 170 milioni l'anno per 20 anni dell'Ato Toscana Sud. I comuni ne erano a conoscenza, dicono, e oggi il presidente del gruppo consigliare in regione, Giacomo Gianarelli, trae le conclusioni. Ci avevano deriso, avevano detto se metà delle cose che state dicendo sono vere arresteranno tutti, e oggi abbiamo visto i primi arresti, tristemente diciamo avevamo ragione noi. Il contratto di ben 97 pagine era cucito su misura, secondo la magistratura, per 6 Toscana, così la commistione tra controllore e controllato si configura come corruzione e turbativa d'asta. È il momento di cambiare rotta per il Movimento 5 Stelle che tra 60 giorni presenterà una proposta di legge per una nuova gestione dei rifiuti. La raccolta deve essere dei comuni che possono decidere a chi e dove conferirli, moratoria sugli inceneritori da chiudere entro 3 anni, raccolta differenziata porta a porta in tutta la regione. Queste soluzioni sono immediatamente attuabili, immediatamente. Ogni milione di tonnellata riciclata creiamo 2000 posti di lavoro. Allora noi vogliamo andare in quella direzione che tra l'altro lo chiede anche l'Europa.